Salve a tutti, oggi Tiago De Sita. Dopo questi due video del cazzo, due scorsi video del cazzo dove c'erano due missioni dove non si capiva niente, oggi recensiamo la missione Project Jet che è stata creata da Itachiro. Ecco, già col cutscene iniziale mi sembra che abbiamo alzato il livello delle missioni. Quindi, ok, base NASA, ore 2. Ecco, ci avviciniamo a un Hydra. Già mi piace. A che punto siamo con il jet? Il comandante ci sta chiedendo di affrettare i tempi. Abbiamo quasi finito. Ti chiedo solo di andare a prendere il disegno del motore. Ok. Dove lo posso trovare? Easter Basin, nel famoso cantiere. Buona fortuna. Ok. Scendi dalla stiva. Scendiamo dalla stiva. Ok, già, ecco. Posso fare una differenza tra la missione che ho recensito la scorsa volta e questa. Questa ha un inizio, ha un filo logico. Non ci sono errori, i cutscene sono fatti bene. Ecco, quella di prima invece non aveva nessuna di queste cose. Qui però un errorino c'è, diciamo. Ah no, aspettate. Mi dice di scendere dalla stiva della nave, quindi molto probabilmente posso andare da un'altra parte. Se mi dava qualche veicolo per arrivare al checkpoint era meglio, molto meglio. Vediamo da dove posso scendere. Chissà se posso andare di qua. Ok, ho trovato una scorciatoia. Oh no! Porco Dio. No. Dovevo saltare. Che palle. Che palle, che palle, che palle. Ok, dai. Andiamo di qui. Credo che si possa salire qui su. Sì. Ok. Si può salire. Finora la cazzata l'ho fatta solo io. La missione è carina. Anche se era meglio se c'era un veicolo che mi facesse arrivare qui. Prendi la K47. Prendiamo la K47 e raggiungi il cantiere. Perfetto, anche un Hunter. Non potevo chiedere di meglio. Andiamo, andiamo. Mi piace, andiamo. No, niente musica perché sennò YouTube cacca il cazzo con il copyright. Spariamo qualche veicolo così. Ah. Basta, andiamo. Mr. Basin. Basin, come cazzo si chiama? Ok. Mi dice andare giù. Giù, ok. Quindi siamo qui. Bene. Andiamo. Entra nella nave. Andiamo su. Entriamo nella nave. Ok, ci siamo. Vai in giro a cercare qualche ufficiale. Va bene. Qua si esce. Ok, non devo sparare. Ehi, Mike, hai bisogno di qualcosa? Sì, vorrei avere il disegno del motore del nuovissimo jet. Ok, seguimi. Segui l'ufficiale fino al progetto. Ok. Ok, c'è già il checkpoint, quindi è inutile che lo seguo. Vado direttamente lì. Qui è un errorino, diciamo, da principiante. Se vuoi che qualcuno debba seguire per forza un attore, fai in modo che il checkpoint non sia visualizzato, così siamo costretti a seguire l'attore per arrivare al checkpoint. Ok, Mike, merda, mi sono dimenticato di chiudere l'ingresso. Ah, ecco. Terroristi, lo ruberemo noi il progetto. Ok, uccidi i terroristi. Beh, oh cazzo. Oh cazzo, oh cazzo, non mi piace. Sono troppi figli di puttana. Pesantemente armati, questo è il punto. Muori. Potete morire tutti, cazzo.
Va bene, dai. Finora la missione è fattibile. Che spavento, tieni il progetto, ma stai attento. Non si preoccupi, grazie di tutto. Ok. Qui il cutscene è un po' troppo veloce. Prendi l'elicottero e scappa, ma attento ai terroristi fuori nave. Io farei così, invece. Esco proprio da qua. E poi, senza eliminare nessuno, così faccio prima. Vado di qui e prendo questo bel elicottero. Porto il disegno alla base. Benissimo. Prendiamo. Abbiamo preso il disegno, lo andiamo. Niente musica, altrimenti YouTube rompe i coglioni. Andiamo qui. Siamo arrivati. Cazzo però, sali su, non rompe i coglioni. Fanculo. Una volta lo salgo, sapevo guidare bene l'elicottero. Come che tech. Devo andare proprio sul checkpoint. Beh, andiamo proprio sul checkpoint. Bene, ora ci siamo. Ah, la missione è conclusa. Ah, bene, dai, la missione era abbastanza bella. Non era niente di particolare, ma sicuramente meglio delle altre missioni degli ultimi due video, che facevano schifo. Quindi, se devo dare un voto, diamo un 7, 7 e mezzo. Però c'è ancora un margine di miglioramento. Bene, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi e commentate. Se avete qualche missione da mandarmi.